Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio, la serie dove recensisco qualcosa e poi la doppio il venerdì. Quest'oggi parleremo di un nuovo prodotto di animazione. Nuovo perché lo porto nuovo, non è nuovo perché è di qualche anno fa. Comunque stiamo parlando di quello che viene prima The Owl House. Perché? Perché The Owl House, a dire la verità, è il secondo prodotto, mi pare, perlomeno è venuto dopo di questo, quindi è secondo a questo, di quella stessa editrice che ha fatto questo prodotto, insomma. E quest'oggi stiamo parlando di Gravity Falls. Come al solito io giudico in base a tre cose: trama, personaggi e obiettivo. Si ritratta sempre più o meno la stessa cosa, cioè i soliti cartoni animati che partono con una trama che sembra un po' da bambini, un po' poco presente, un po' alla giornata così, e poi alla fine invece piano piano entra sempre di più una trama anche bella e importante e che può piacere anche a un adulto. Quindi la trama è più o meno questa. Si inizia con la storia che sono questi due gemelli, uno maschio e uno femmina, che vanno dallo zio, che vive in questa valle un po' stramba, per passare l'estate. Semplicemente perché li hanno fatti scegliere tra il campo estivo e questo. E loro sono andati a provare com'era qui, quindi ci sono stati 2 giorni, infatti le prime 2 puntate sono tipo di prova per vedere se stanno lì. E poi però decidono di rimanere. E andando avanti si scoprono sempre più cose per quanto riguarda lo zio, e anche per quanto riguarda il posto dove sono. Per dirvela un pochino, siamo vicini allo stile di animazione di Adventure Time, secondo me, perlomeno per com'è la trama. Anzi, diventerà anche più presente qui la trama per quanto lo è stato invece Adventure Time. Adventure Time è molto più dilunga molto di più. Questa qui invece già sono 2 stagioni, la metà della prima già comincia ad arrivare la trama, per capirci, e sono 20 episodi, mi pare. La trama è più o meno questa, e per quanto riguarda quello che succede vorrei evitarvi spoiler, perché la bellezza è appunto scoprire cosa succede in questa serie d'animazione. Quindi io come trama non vi dico nulla, vi dico solo che c'è qualcosa da scoprire per quanto riguarda i libri che trovano numerati per un'altra forse dimensione, qualcosa del genere, non vi dico nient'altro. Comunque, ragazzi, come trama io gli do un bel 8. A me è piaciuta tantissimo, a me ha fatto veramente venire voglia di guardarlo. Anche gli episodi, diciamo, filler, cioè quindi quelli dell'inizio così, non ti annoiano, perché comunque ha un fare molto scherzoso, molto divertente, quindi non ci stai troppo a pensare. Non è che sono stato comunque le prime puntate, anche se prive di trama, così. Perché comunque, appunto, i personaggi vengono introdotti in quei 4-5 episodi in cui non succede, diciamo, nulla, e ti fanno comunque affezionare. Ogni puntata comunque esplora un nuovo personaggio del posto con una sua storia e che ti dà anche un piccolo spunto per la trama principale. Quindi per me è strutturata veramente bene. Ripeto, trama 8. Passiamo ai personaggi. I personaggi sono 3: lo zio Stan, il ragazzo e la ragazza. Non dello zio Stan, cioè i 2 nipoti, che attualmente non ricordo come si chiamano, perché io ho una memoria molto breve per queste cose. Comunque, sono tutti quanti un po' simpatici. Allora, il ragazzo, quindi il nipote dello zio Stan, è uno un po' sfigatello, un po' timido. Anzi, per questa volta diciamo che è un po' al contrario. Di solito fanno sempre vedere che è la ragazza timida e il ragazzo invece scatenato. Qui è proprio il contrario, perché la nipotina invece è una matta dalle gare, che proprio urla, non gliene frega nulla e tutto il resto. E lo zio Stan invece è fantastico. Lo zio Stan è fantastico, cioè è un vecchio che non gli frega un cazzo di nulla, che sta lì per truffare la gente, perché lui ha un negozio di cose, diciamo, un po' sinistre, un po' di... come posso dire...
fantasmi, ecco, insomma, roba del genere, gli oggetti maledetti, che sono puramente falsi, quasi tutti. Poi gliene capita pure qualcuno vero, però lui non ci crede, quindi neanche ci fa caso. E niente, truffa la gente e campa così. Questo è quello che fa, in poche parole. E niente, diciamo che ogni tanto c'è una piccola storiella che segue il posto dove sono, appunto un manufatto vero e proprio che trovano invece di quelli falsi, e poi piano piano si scoprono sempre più cose per quanto riguarda anche il passato dello zio e del perché sta lì e che sotto sotto non, cioè, nasconde delle cose. Comunque, questi sono i personaggi principali, tutti gli altri sono un po' di contorno, sono sempre gli stessi, un po' tipo i Simpson. La famiglia è quella, però nella zona ci sono sempre gli stessi personaggi. Sto morendo. Ci sono sempre gli stessi personaggi che, insomma, fanno cose, sono il tizio del mini marker, la tizia che piace al nipotino, cose così, insomma, che però ti fanno il loro lavoro. Quindi come personaggi e come sono stati anche esplorati, io direi un bel 9. Un bel 9 perché vengono esplorati molto in profondità e molte volte ci sono dei cambi un po' da così a così dei personaggi, ma che vengono giustificati perfettamente, secondo me proprio. Quelli sono degli azzardi che se ti riescono fai un capolavoro, se non ti riescono hai rovinato tutto. Qui invece ci sono riusciti, infatti per me questo è uno dei cartoni più belli usciti negli ultimi anni. E quindi abbiamo detto voto 9. Passiamo all'obiettivo, per me l'obiettivo è portare, diciamo, appunto qualcosa di simile un po' a Adventure Time, perché secondo me ci si è un po' rifatto, che potesse quindi appassionare una fascia d'età anche un po' più alta, ma senza annoiare la fascia d'età, diciamo, un po' più bassa. E questa cosa per me è la cosa più bella, perché un'opera che prende quasi tutte le fasce d'età, se si hanno le palle, diciamo, di vedere una cosa del genere, perché non mi venite a dire vabbè, ma cartoni, cartoni, babà. Ci sono cartoni anche per adulti, l'hanno capito i giapponesi da un sacco di tempo, capiamolo anche noi, ok? E questo è un cartone, secondo me, sia per adulti che per bambini. Va su due fasce e piace ad entrambi, è un po' creepy in alcune cose, perché sono sempre così questi cartoni qua, ma comunque secondo me non disturba la visione ai bambini. E niente, quindi direi che come obiettivo portare una cosa del genere ci sono riusciti al massimo, assolutamente, voto 10. Quindi il voto finale dell'opera per me è un 9. E se lo merita tutto, assolutamente, ve lo consiglio, a me è piaciuto tantissimo e ci vediamo probabilmente con il doppiaggio dello zio Stan. Un po' così, diciamo. Verso le... Ah sì, le 8 di venerdì. Che strano, eh?